Allora, Gigi e Ross, Sì, sia così. della voce dei due oracoli, non è la prima volta al doppiaggio. In che modo siete riusciti ad incanalare il vostro rapporto nei personaggi e cosa vi ha colpito di più Guarda, di noi abbiamo questi la due fortuna di personaggi? interpretare, sempre io sono, di doppiare personaggi che sono sempre molto uniti, che rispecchiano appieno poi il nostro rapporto, perché c'è sempre quello un po' più orso, quello un po' più vispo, quello un po' più rompiscatole, quello un po' più precisetto, e in Questa realtà volta sono. però eravamo molto complici Sì, esatto. rispetto agli altri due personaggi dell'altro cartone, per cui ci siamo divertiti, anche se purtroppo non si doppia mai insieme, nello stesso momento, però è come se fossimo stati lì Sì, perché in realtà all'inizio. poi i due personaggi, l'uno e Sani, si prendono in giro esattamente come facciamo noi. Se uno magari non. C'è una scena meravigliosa e poi la Loro vedrete, montano e insomma. smontano C'è la scena in contemporaneamente. cui Sandy cerca di spiegare come funziona la chiave ed è una cosa che mi fa impazzire perché c'è il mio personaggio, l'uno, che è un po' più avanti con Con l'età l'età, e sì. non E sa usare questo apparecchio tecnologico non lo e molla, non e lo non lo molla. molla. Com'è invece il tuo rapporto con la tecnologia? A questo Il punto ce va mio? No, il problema è meglio? che lui è il tecnologico del duo e Ma non per quindi. miei meriti, per suoi demeriti, cioè Ah, nel certo, senso. essendo io perito elettronico, figurati. Senti, sì, è stata la tua prima volta al doppiaggio, tu hai doppiato le canzoni, che sfida è stata? Perché comunque c'è anche un cambio di registro, no? Cioè, nel senso delle canzoni c'è un clima comunque bene o male un po' più festoso e sul finale è un clima un po' più drammatico, quindi c'è un cambio anche di registro. Allora, ti dico, prima di tutto ringrazio Virginia e Marco che hanno lavorato con me, che mi hanno aiutata, mi hanno un po' fatto capire bene cosa stesse andando a fare, nel vero senso della parola. Quindi grazie. Però per me è stato bellissimo, cioè per me è stato un sogno, io l'ho desiderato da sempre, quindi ho adorato fare tutto, mi è piaciuto cantare anche le canzoni con un'impostazione più, diciamo, da musical, ok? Quindi ho anche capito quanto si può spingere oltre la mia voce, poi sono dei pezzi molto, come dire, molto Sinusoidali. ricchi. Sino suoi idali? Sì, penso, Sì, non lo so, ho esatto, detto capito? termine Quindi, che. Secondo me era una supra di me per esattamente. Ross, Sto scusate. svenendo. E quindi, no, è stato molto bello, è stato anche, davvero, ho studiato Sinusoidale. tantissimo, sinusoidale, e mi è piaciuto molto, Anche la davvero. dizione, hai dovuto cantare in Anche la dizione, dizione. aspetta, Qual è perché io stata la vengo da successo? Como, quindi avevo tutte perché. Come? Cosa? Ok, quindi è tipo, no, amore mio, era perché? E io, ok, quindi ogni tanto, cioè sbagliavo sempre, per fortuna c'era Sempre, non è Virginia, semplice. esatto, sbagliavo E sempre, pensa che oggi ho imparato quindi, sinusoidale, quindi non è. anch'io, grazie, Sto qui per questo, quindi no, è stata un'esperienza fantastica, davvero, la rifarei tipo un miliardo di volte. noi dobbiamo un attimo vedere. Un attimo. Senti, Arianna, la principessa Elian è un'eroina un po' diversa da quella a cui siamo abituati, no? Cioè, anche una ragazza che ha a che fare con delle responsabilità, deve maturare questo senso di responsabilità. Anche tu, alla tua età, ti sei sentita così? Wow, Bella. allora, in realtà io sono sempre, no, non so, non ho mai avuto questa cosa di dire ok, adesso devo diventare responsabile. E ho ancora mia mamma che prende gli appuntamenti dal dottore per me, non so Anche se noi, anche voi. abbiamo pochi anni Io di. Ti posso dire che ho paura mia a mamma mi fare compra ancora i le calzini, ok? Quindi. telefonate. Veramente, mamma compra i calzini. Sì, ho dovuto maturare quando ho dovuto sopravvivere, quindi sì, no, questa cosa di responsabilità immediata non l'ho mai avuta in realtà. Senti, cosa invece scatena in te rabbia al giorno d'oggi? Perché a un certo punto c'è una scena importante, no? In cui la principessa Elian è soggiogata dalle emozioni negative, dalla rabbia, quando i genitori, insomma, gli dicono che c'è una separazione. Sì. Cosa scatena in te invece rabbia? Allora, mi fanno molto arrabbiare le persone poco empatiche e non gentili. Soprattutto sui social la gente butta un sacco di cattiveria addosso alle Vero. persone. E questa cosa mi fa veramente arrabbiare perché penso sempre,
che adesso gli influencer sono molto giovani e quindi ricevere commenti del Fa genere è male, sì. fa male. Esatto. E quindi questa cosa cerco sempre di rispondere appunto a queste persone dicendogli attenti perché magari un'altra persona potrebbe stare male e questo, sì. Perfetto, grazie mille. E figurati. Grazie. Grazie, 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 grazie grazie. mille.